in questo video come si può rappresentare un piano in proiezione ortogonale. Allora, qui abbiamo il nostro modellino che rappresenta i piani di riferimento orizzontale, verticale e laterale. E un piano può avere, rispetto a questi tre piani, una qualunque inclinazione, può essere disposto in qualunque modo. Ma cominciamo da un caso semplice, cioè il caso in cui il piano che dobbiamo rappresentare, che chiamiamo pi greco, possiamo chiamarlo anche alfa, piano alfa, in qualunque modo. Ebbene, supponiamo che questo piano pi greco sia parallelo al piano orizzontale, quindi siamo in una situazione del genere, e si trovi a una certa distanza dal piano orizzontale, ad esempio una distanza che potrebbe essere una distanza di 7 cm. Bene, questo piano pi greco interseca i due piani verticale e laterale secondo delle linee che chiamiamo tracce e che proviamo a disegnare. Ecco, se prendiamo a comprimare i tre piani, abbiamo la traccia del piano pi greco, cioè la linea di intersezione del piano pi greco sul piano verticale, che chiamiamo per esempio t secondo pi greco, e la traccia del piano pi greco sul piano laterale, che chiamiamo t terzo pi greco. Ricordiamo che gli oggetti che noi rappresentiamo in proiezioni ortogonali, se si trovano sul piano orizzontale, li indichiamo con un apice, con due apici se sono sul piano verticale e tre apici se sono sul piano laterale. Ebbene, come rappresentiamo allora in proiezioni ortogonali questo piano? Evidentemente con questa linea. E allora, noi abbiamo già diviso il nostro foglio da disegno in quattro parti, individuando così i piani orizzontale, verticale e laterale. Abbiamo poi l'asse X, Y' e Y' e Z. Ricordiamo cosa significa Y' e Y'. E torniamo al modellino. Le linee di intersezione di questi tre piani ortogonali sono l'asse X, l'asse Z e l'asse Y. L'asse Y, nel momento in cui andiamo a rendere complanari i tre piani, si sdoppia in un asse Y' e in un asse Y'. Bene, abbiamo detto la distanza del piano pi greco dal piano orizzontale è 7 cm, quindi segniamo qui la distanza di 7 cm e ponendo la squadra parallela a questa linea, la linea di terra, ecco, possiamo disegnare questa linea. Queste sono le tracce T secondo di pi greco e T terzo di pi greco. Questa è la semplice rappresentazione di un piano parallelo al piano orizzontale, mediante le sue tracce. Bene, ci fermiamo qui e dunque buon lavoro.